Buongiorno, oggi sono così perché sono in ufficio, la terza volta in 3 mesi, quindi una situazione pazzesca, la conoscete come la conosco io, e ho lavorato tanto, tantissimo in quella condizione che in Valoredì abbiamo chiamato di extreme working, perché diciamocelo di smart in questi mesi c'è stato ben poco. Abbiamo cercato di starvi vicino, di supportarvi comunque e lo abbiamo fatto e qui un super grazie va a Barbara Falcomer e a tutto il team. Lo abbiamo fatto cercando di usare tutta la resilienza di cui eravamo capaci. Abbiamo trasformato programmi e progetti, abbiamo introdotto nuovi programmi, abbiamo fatto delle survey per poter captare la situazione, che cosa stavate vivendo, come le aziende stavano reagendo. E con lo solito spirito di restituirvi poi una fotografia di qualche utilità per voi e per continuare a imparare gli uni dagli altri come abbiamo sempre fatto. Abbiamo introdotto dei talk, quindi con l'idea di ragionare con esperti di varie discipline sul dopo. Su come affrontare al meglio il dopo e devo dire sta andando benissimo, state aderendo molto numerosi, quindi abbiamo intercettato evidentemente un nuovo bisogno. E infine abbiamo proseguito, nonostante questo mondo, questa vita a distanza, tutta l'attività istituzionale che avevamo già intrapreso con un paio di audizioni importanti nei mesi precedenti. E poco prima del lockdown, la ministra Bonetti mi ha chiesto di entrare nella task force che ha lavorato insieme a lei per la costruzione del piano strategico di pari opportunità. Se non lo avete fatto, andatevelo a leggere, è sul sito del Ministero e credo sia un buon documento. Abbiamo poi incontrato, sempre virtualmente, come ovvio, alcuni parlamentari la settimana scorsa con Barbara e una parte del team e abbiamo parlato di Inclusion Impact Index che noi conosciamo bene, voi conoscete bene, ma non così noto all'esterno. Ha avuto un grande, grande impatto e non posso raccontarvi tutto l'iter, ma diciamo che da questo incontro è nata una bozza di emendamento depositata da due partiti politici e che andrà alla firma. Se passerà, festeggeremo, se non passerà, festeggeremo comunque, perché vuol dire che abbiamo imparato a dialogare con le istituzioni in maniera costruttiva e concreta. Quindi va bene comunque, noi continueremo nel nostro percorso. Il 25, quindi la prossima settimana, abbiamo la nostra assemblea. Avrei voluto e amato stare insieme, sinceramente, dopo tanto tempo. Non si può fare, siamo così, ok? Però vi aspetto connessi, vi aspetto virtuali, ma vi aspetto perché abbiamo un sacco di cose da condividere e delle proposte da farvi. Perciò conto su di voi e rimanderemo al dopo, vederci e stare un po' insieme. Vi lascio con un super grazie perché guardate, noi abbiamo sentito la vostra presenza, nonostante quello che abbiamo vissuto, che avete vissuto. Non avete mollato mai, siete stati con noi, avete partecipato alle iniziative, vi siete fatti sentire, perciò siete stupendi, grazie.